Ciao a tutti amici, bentornati in un nuovo episodio di Grand Theft Auto 4 dal vostro Ivan Marshall. Eccoci qua, quinta puntata ragazzi, quinta puntata. Usciamo all'aria aperta. Il parcheggio non ce l'hanno ripreso più. Giustamente, vi ricordate ci hanno preso il posto la scorsa puntata? Aspetta, aspetta un attimo, ferma. Ah no, non è lui, mi sembrava uno che conoscevo. Non sei tu, però la macchina mi serve. Minchia, no, l'occhio nero t'hanno fatto, compare. Mi era fatto l'occhio nero, guarda. Chi è stato? Mi ha fatto l'occhio nero. Non ho capito. Vuoi che ti faccio anche l'altro nero? Così fai pandan? Non ho capito. Vattene. Qualcuno ti ha fatto l'occhio nero. Comunque. Allora, ragazzi. Siamo partiti. Quinto episodio, ragazzi. Come sempre, vi ricordo di lasciare un like, un commento. Seguirmi sui profili social. Ditemi cosa ne pensate del gioco. Ditemi cosa ne pensate del mio gameplay. E niente, eccoci qua. Cominciamo subito con la prima missione di oggi. Andiamo da Brucey, che abita qui. Sì. Se lo rifaccio non mi riesce uguale. Andiamo da Brucey, che abita qui. No, lì, vabbè, fa niente, là. Niente, sono sceso, proprio caduta perfetta. Search and delete, cioè trova ed elimina, cerca ed elimina. Non trova ed elimina, cerca ed elimina. Permesso. Bella sta macchina. Ehi. Oh, è morto. Hello, I'm busy. Ah, I sente. said hello. Oh, ma che fa? Non ci senti. Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Ah, capisci la mia lingua. Brucey, some fucking Polack asshole for you. Pleasure Non sono to meet polacco. you too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a Eccolo che è fucking arrivato il asshole. dopato di turno. Sorry, Nicky, man. How's things? Bene, dai. Sweet. Oh, che fa? Ma I chi è? got you, man. Ma I'm che big, scemo? but I'm also fast. Wake up, boy! Oh, I'm sorry. Can you Sì. show me that again? Facciamolo, vediamolo di nuovo. Mi è piaciuto. Oh, Ia! Ecco, infatti. enough, man! Enough! Oh, Sei contento? fuck me, You'll be man! alright, huh? Vuoi che ti faccio That's anche some l'altro? red Dove fai army shit, bandana? serious! You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, Sì, cut the sì. effects, man. No, thank No, you. grazie. Rock hard. Mi I piacciono le bench donne. 450. I'm like, Yeah. Sì. Oh shit, no shit, what are you doing here, man? Va bene, che Well, dobbiamo wrong with fare shit, la maybe. We sfilata needed qui some help and di we needed doping? some Che dobbiamo money fare? real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, Sì. I am no chubby chick, but if I was and a queer, that guy would be in trouble, you know? Specifichiamo. Hey, Non c'è nessun I'm problema shitting you. eventualmente, però Brucey meglio likes chiarire, non vorrei Brucey. che nascessero Yeah. dei. dei. All right, man. dei. Listen, man. fraintendimenti. I know you dei guys are in money misunderstanding. bad. Yeah, this ain't a nice misunderstandings, shot. anzi. Not exactly mom and pop shit. Che No dobbiamo problem, fare allora? as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, Sì, okay? direi che è normale, And the si chiama people that atto fuck other sessuale, people over accoppiamento si people chiama. especially Direi che è people that normale. hide before they can get on the stand Che and put a dobbiamo lot of fare guys quindi? inside for a lot of time. Vai al succo, stringi. What? I need you to whack some people, Conciso. only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! Mamma You mia, didn't mi fa perdere even tempo blink! Love questo. that! Fucking love that! Sì, va Gotta steal bene. a police car. Get on the computer, Sì. give me a call. There isn't a Ok. Not really. All right, Brucey. I'll Va give bene, you a ci call. serve un'auto della Ice polizia. cold, man! Ice cold! Sì, io scaldo tua sorella, sempre se ce l'hai. Fatti crescere i capelli che pelato stai malissimo. Allora, dobbiamo procurarci un'auto della polizia. Sì, dobbiamo procurarci un'auto della polizia. Come l'altra volta con il nostro. Eccola che arriva. Con il nostro caro amico. Il dottor House dei poveri. Fermati. Salve. Come va? Posso salire? Mi fate qualcosa? Mi serve la vostra macchina. Ecco, è proprio questo volevo. Allora, vediamo se riesco a fregarli. Sto scappando, inseguitemi. Inseguitemi, sto scappando, inseguitemi. Nana nero, non mi prenderete. Ma come siete cretini voi, poliziotti di Liberty City. Ciao. Dementi. Restano lì puntandomi la pistola, pensando che io mi fermi, che abbia paura di una pistola. Io ne ho sette di pistole. Allora. Ci siamo procurati la fantomatica auto della polizia. È stato più semplice del previsto. Ferma, non voglio saltare in aria. Ok. Accediamo al computer. Come si chiama? Allora, che dobbiamo fare? Cercare questo qui. Cerca per nome. Cerca per nome. Babbo Natale. Babbo Natale. Vediamo se esce Babbo Natale. Babbo Natale? Vediamo un po' se esce Babbo Natale. Ricerca falli. Ecco, vedete ragazzi, Babbo Natale non esiste. Mettetevelo in testa. Vedete che non esiste, non l'ha trovato. Non esiste Babbo Natale. Ragazzi,
Come si chiama sto minchione qua? L'El Rivas, mi pare. Vediamo. Quindi Babbo Natale non esiste, mettetevelo in testa. Oh, non me l'ha trovato. Perché non me lo trovi? Così ti chiami. Ah, aspetta, prima devo chiamarlo. Sono cretino. Ma il nome è quello, non è che se lo chiamo lo trovo magicamente. I have a computer. You're a badass, man, I love it. Now this cat's name's Lyle Rivas. Grazie. Type it into the computer and you should get some known whereabouts and shit. I take him out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Lo so, si chiama Lyle Rivas. With someone packing 24 inch guns like mine, baby. Yeah. I'll track down this Rivas. Troviamo sto Rivas. Sento tremare il filo cornetto. Si chiama vibrazione, l'hanno inventata un po' di tempo fa. Allora, Rivas, avevo ragione, perché non me l'ha trovato? Scriviamo di nuovo Rivas. Scriviamo solo Rivas stavolta. Li avete visti sulle Rivas del fiume. I nani, i nani, i nani, i nani. Eccolo qua. Covo a broker. Traffico di droga, Lyle Rivas. Aggiunta punizione. Andiamo a prendere Lyle Rivas. Io sono la polizia, ho sempre ragione. Allora, dobbiamo andare a prendere solo Lyle Rivas, che è qua sopra, sopra di noi. Dobbiamo fare tutto il giro, purtroppo. Oh, sei botta. Vabbè, è una nuova macchina per Bruce. Proprio davanti al garage l'ho messa. Involontariamente, ovviamente. Allora, andiamo a cercare questo Lyle Rivas. Andiamo a prenderlo, sappiamo dov'è. Allora ragazzi, vi ricordo che siamo al quinto episodio. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. Ditemi cosa ne pensate del gioco, cosa ne pensate di tutto, insomma. Ve l'ho già detto, siamo arrivati. Eccoci qua. Nostro calo, caro calo, sì. Lyle Rivas, permesso, sono violento, io apro sta porta, sarà qua dentro. Signor Rivas, che fa? Va in bagno, la pipì invisibile, tra l'altro. Tirati sulla zip, si è tirato sulla zip. Ma che è una scimmia, come si è lanciato dalla finestra? È scappato, scappò, se ne andò. Dov'è? Ecco il pallino rosso, sta scappando. Non ti permetterà scappare, allora ti prendo, c'è il problema. Andiamola a prendere. Operazione di polizia! Fate passare! Questa è un'operazione di polizia. Eccolo! Fermo! Fate passare! Questa è un'operazione di polizia! Fermati! Muovo le ruote, così ti fermi per forza. Aia, sei botto. Ho perso il mio... Guarda, la macchina è dimagrita. Fermati! Allora! Sto facendo sudare 78.000 camicie, non sente. Ma guarda qui! Tutto efficiente! Ma guarda la strada! Ma porca miseria! Fermati! Dannato Rivas! T'ho detto fermati! Sparo in testa e non muore! È buggato, è glitchato. Vabbè, il gioco vuole che noi non gli rompiamo la macchina. Infatti io sparo, vedete, non si rompe. Fatto apposta. Probabilmente riusciremo a ucciderlo solo in un determinato punto dell'inseguimento. Qua vola il cofano, si è rotto pure il vetro. Attenzione. Oh! Ma che sei, cretino? Ma proprio. Ti vuoi fermare? Fermati! Anche lo sportello destro di Magrino, l'ho fatto uguale più o meno. Ti ho detto di fermarti! Fermati! Si è fermato. È morto. È morto, direi. Defunse. Controlliamo. Oh, dov'è il corpo? Che? Che succede? Dove è finito? Sei tu! Rivas! Stai diventando un cono! No, è rimasto solo il sangue. Le orme dell'assassino. You should not worry about Rivas anymore. Lethal, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain sì. People who fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. Ci siamo capiti. You get me. I get the money you're paying. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce. Ice cold, man. I love it. Don't be meno confidenza. Grazie, meno confidenza. Allora,
Missione compiuta, ragazzi. La macchina della polizia la lascio qui perché non ha lo stereo. Aia! What are you going, tua sorella? Scendi. Forza. Avanti. Sta confidenza. Il marito rimane lì. Ah, ecco, te ti sta bene. Ti sta bene. Ti do pure il colpo di grazia. Te. Così per non avermi dato la macchina. Ti sta bene, così impara. Signore, lei stia calma. Lo sa che qua è lei la donna. Sei tu la donna, perché tua moglie sembrava una con i cocconi. Scendi. Scendi. Bello, passa da me a Baubo. Sempre di serie A. Insomma, tu sei Lega Pro, zona retrocessione. Altro che serie A. Vattene, è aperto lo sportello, lanciati, ho aggiunto 50 all'ora, non c'è problema. Io non mi assumo responsabilità. La missione secondaria! Fermi, c'è una missione secondaria, ora te ne puoi andare, bravo. Che okay, tra l'altro quello posto mi serve. Ah, guarda chi c'è! Il nostro galo Batman, alto 2,5 metri. Che fai qua da solo sulla panchina? Mario, chi è Mario? Io non sono Mario. Certo che lo sappiamo, ma io non sono Mario però. Scusa. Chi è? C'è un messaggio. Pipi. Tirato un messaggio, Mario. Buddy slabba slabba. Non l'ho capito. Dovrei ridere, è una barzelletta. Ma Rozzo, ma che è sta confidenza? Molti mi danno confidenza, quello di Adoro, questo Rozzo, ma che volete? Andiamo. Oh, attenzione. Da dove l'ha tirato fuori il fucile, tra l'altro? Dove ce l'aveva? Nei pantaloni ce l'aveva. Bruce, che vuoi ancora? Sì. Sì, facendo il vigilante, certo. Allora, andiamo, dai. Forza Batman. Non so dove, da dove hai tirato fuori il fucile e non voglio saperlo, forse. Meglio non saperlo. Non si sa mai con voi di colore quello che avete nascosto, quindi... non voglio saperlo. Allora... dobbiamo andare ad uccidere dei russi connazionali di Nico. Però non dice niente che sono russi. Se non vuoi uccidere, sono miei confratelli. Non mi frega niente. Sì. Andiamo a sistemarli. Tra l'altro qui è la casa dove ho fatto l'irruzione con il nostro caro amico Bob Marley e Little Jack. Stavo per andare da Bruce, però ho trovato la missione secondaria. Però avevo già detto, ragazzi, nei video precedenti che le missioni secondarie le facciamo, ma solo quelle che mi ritrovo davanti. Non è che me le vado a cercare. Che ne so, uccidi i piccioni, perché mi ricordo che c'era quella di uccidere tutti i piccioni. Queste baggianate, come a San Andreas c'era quella di fare le fotografie, ricordate? E non è che mi metto a fare queste cose. Allora, siamo arrivati. C'è una riunione qua. Ammazza i delinquenti. Ok, entriamo in scena. Oh, Mr. George, come facciamo a sapere che eravamo qui? Fermi! No, si è scaricata. Esci fuori. Non hai speranza. E te l'ho detto, gli ho sparato dalla mano. Basta. 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 No, enough lo dico io, sei enough. Oh, mi stai sparando a me, vai sei scemo. A me mi stava sparando. Grazie. No, sono morti. Sì, ma un ombrello lo potevi portare, oltre il fucile. Sta diluviando. One love Rasta. Ciao. Non mi ha fatto raccogliere manco le munizioni, è scomparso tutto. Scompare tutto in questo gioco. Pure la macchina è scomparsa. No, no, la macchina è qua. La macchina c'è ancora. Ok. Allora possiamo andare da Brucey. Piccola interruzione per missione secondaria. Ok, eccoci qua. Andiamo da Brucey. Ah no, anzi, andiamo da Dimitri. Vi ricordate che Dimitri ci aveva chiamato dicendoci ti devo parlare. Vieni al molo lì che dobbiamo parlare. E andiamo. Quindi facciamo una missione per uno.
Ah, qua c'è di nuovo Kaylai dei Marillion. Bella sta canzone, ragazzi. Devo fare tra l'altro il video dove faccio sto pezzo, quindi anzi vi dico, vi aggiungo, vi lascio la playlist qui in alto di Tomb Raider Definitive Edition, ragazzi, i video fatti da me e Dave. Vi lascio la playlist qua in alto, dovreste vederla adesso, in questo momento. Guardatevi tutte le puntate su PS4, abbiamo fatto tutto il gioco, commentato, quindi commentate, iscrivetevi al canale, fatemi crescere, aiutatemi che io vi aiuto, aiutatemi che io vi aiuto. Sono una persona umile, aiuto sempre tutti. Avete problemi? Parliamo, mi piace conoscere gente, anzi contattatemi su Instagram, ragazzi. Trovate nella descrizione del video il link del mio canale Instagram. Oltre a seguirmi potete contattarmi, possiamo stringere amicizia, quello che volete, ragazzi. Ragazzi e ragazze, ovviamente. Non rimango. Ma ti ricordi quanto eravamo babbi l'altra sera? Remember quella canna che ti fumavi con Batman? Remember io che facevo nel frattempo? Siamo arrivati da Dimitri. Do you remember? Ti ricordi Dimitri? Certo, come no. Eccoci qua. Dov'è? Non c'è nessuno. Sono io da solo. The Master and the Molotov. Ma zia? Eccolo che arriva. La sua andatura da dottore. Buonasera, dottore. Lui cammina un pochino così. Che c'ha? Depresso. Tutti depressi sono. Dimitri. Che è successo? Ehi. Hey. Ehi. Che succede? Sit down. Che c'è? Parla. Che è successo? What's the problem? What do you think? Non lo so, che ti ha lasciato la moglie, ti ha fatto le corna, dalla faccia che hai. No. Che fa? Ah, fuma. Quindi? Che succede? Parli o no? You're given a choice. Sì. Kill your best friend or die. What do you do? Nessuna delle due. No, no, ora. Allora aspetti. Ancora questo Petrovic. Sì, vabbè. Me ne vado sulla luna. Venite sulla luna, avete coraggio, se ci riuscite. Sì, quindi? Quindi? Well, I killed the boy, so they want me too. No. No. I told them you were a hired gun. Ecco, poi è vero. As long as you were the one to kill him, you'd be spared. Ah, quindi non mi fanno niente perché. So that's the way it is. Ok. Yes, that's the way it is. Quindi vi ricordate che abbiamo ucciso il figlio di Kenny Petrovic perché ce l'ha detto Faustin. E lui, Dimitri, il dottore psicanalista, diceva no. Gli diceva a quell'altro, non lo uccidere perché poi ci succede un casino. Sì. Do what you have to do. Ok, quindi ci sta dicendo in altre parole di uccidere Faustin. Per chi non l'avesse capito. You know, if there's one thing I've learned. Sì. It's that we must obey the rules of the game. Se ci sono le regole, we se non ci sono. The game, Nico Bellic. But we cannot change the rules. Se ci sono le regole, se le regole non ci sono, non le seguiamo. Sì, sì, letter. Bella pronuncia. Che filosofo che sei diventato, oltre psicologo. Sei psicologo, mezzo filosofo. Allora, dobbiamo uccidere Mikhail Faustin. Si è alzato, quello è sparito. Sarà spawnato da qualche altra parte. Che sono sti cosi? Ci devo vomitare dentro? Ci vai in bagno? Che sono sti cosi qua? Boh, vabbè. Non lo so e non voglio saperlo. Allora, dobbiamo andare a uccidere Faustin. Perché ce l'ha detto Dimitri. Nico però sta facendo un pochino l'uomo senza carattere. Dicono di fare una cosa e lui la fa. Quindi quello ci ha detto di... ci ha fatto fare la cretinata a noi, di uccidere il figlio di Petrovic. E adesso Dimitri, che aveva avvertito Fausto, dice non lo fare, poi succede un casino. Adesso Dimitri vuole che noi uccidiamo Mikhail Faustin. Siamo alla perestroica, di nuovo qua. Perestroica. Mamma mia che brutta, brutto quella lì. Ma chi sono questi? Ah, ecco, l'è arrivato con i suoi bodyguards, Mikhail Faustin. Austin è perestroica, lo so, ci sono anch'io davanti.
Non si possono fare errori. Mikhail è un uomo pericoloso, tu no, vero? Ti ho lasciato qualcosa e poi sul lato del club, il tuo amico Dimitri. Ma perché tutti mi danno sta confidenza che io non ho mai dato? No, mi ha lasciato qualcosa per proteggermi. Sarà un giubbotto antiproiettile, presumo. Tra l'altro questo è il cassonetto dove si era rintanato Roman, che... Eccolo qua. Bello, in mezzo alla strada, un giubbotto antiproiettile. Faustin è il perestroica, lo so. E questo è perestroica, sì, so leggere ancora. Permesso. Salve, chi era? No, quella del guardaroba, volevo sconcicarlo. Detto... Oh, che succede? Oh, stiamo calmi. Chi è? Nico. Non mi conoscete. Sono io. Nico Bellic. Sì. Sono io. Vuoi vedere la carta d'identità o ti fidi? You and Dimitri are taking over, no? No, io non c'entro niente. This is not about taking over. Ehi, attenzione. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be dead if it wasn't for me. Sì, questo è vero. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Questo è vero. Dimitri. Che? Un tic. Tuo fratello. Sì. You see this? Sì, no, non vedo. Se questi mi fanno passare, da lontano non vedo bene. Ma lui c'è l'arco tatuaggio, io non gliel'ho visto. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri. Not anyone tells me to come. Questo è vero. You think Dimitri would have survived prison without me? Non lo so, io non c'ero. Se non c'ero io, se non ci fossi stato, casomai, se non c'ero. Se non c'ero io. No, ancora no, manca poco. Guarda che faccia intelligente, soprattutto quello a sinistra. Sono intelligenti. Questi mi sono fedeli, ma sono intelligenti. Oh, che volete? Due pirla sono proprio che altro, infatti sono già morti. Chi è? Fermi, chi è che spara? Guards! Stanno morendo tutti uno dietro l'altro. Che fa? Si guarda intorno. Ah, ecco, ci ha pensato un attimo. Ci ha pensato un attimo. Dice, guards! Stati fatti i cocktail, non rompere i gabbasini. Aia! Oh! Ciao, pure tu. Ma quanti ne hai di guardie? Di guardie birla, tra l'altro, che muoiono tutti uno dietro l'altro. Allora. Sì, va bene. Dimitri. Dimitri qua, Dimitri là, Dimitri su, Dimitri giù. Basta. None of you will survive in this county without me. Sì, e chi sei? Betrayed by Dimitri and by you. Ma a me non me frega niente, veramente, né di te né di Dimitri. Grazie per il fucile. Come, perché ti sei arreso? Che vogliamo fare? Ah, pettolati fuori, no, così non si fa però. È morto male. Ucciso da un fulmine, un piccione. A proposito, ragazzi, dei piccioni, vi ho detto la missione secondaria, che non l'avremmo fatta, però solo quelle che mi capitavano davanti. Il piccione mi è capitato davanti, dispiace per gli animalisti, però c'è tornato nei piccioni. Questo mi è capitato davanti, quindi l'ho ucciso per questo. Faustin is dead. It's a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. A me, ripeto, non me ne frega niente di te e di Petrovic. Io l'ho fatto perché mi servono i soldi e basta. E anche questo l'ho fatto perché mi servono i soldi. Allora, andiamo da Brucey, ragazzi, perché abbiamo fatto anche questa. Ciao a tutte le guardie, quei due. Bello che avevano una faccia intelligente. Infatti erano quei due dementi. Ho detto, guardie, ancora questi mi sono fedeli. Erano pure disarmati. Complimenti per le guardie del corpo che hai. Io armato fino ai denti e questi coi pugni che volevano affrontarmi. Ma sì, è deficiente, come dovrebbe dire. Cretini proprio. Usami sempre la panchina, ma la porta a casa. Allora, Brucey è qua sotto. Come facciamo a raggiungerlo velocemente? Ve lo dico io. Passiamo di qua. È una mia strada preferita. E di qua passo per andare da Brucey. Mi secco fare il giro. Voilà. Visto? Si fa subito. Tutto calcolato. Perdi mezza macchina, però non fa niente.
vedi, si appiattita, così ci entra meglio nel garage. Ci entra meglio nel garage così. Oh, questa non è casa di Bruce, si è spostato. Easy as can be. Facile come potrebbe essere. Cioè facile, facciamo facile. Chi è questa? La fidanzata? Non è molto convinta. Ehi, Brucey! Rico! One second! One second. 40, sì. 4 direi, non 40. Hai cominciato a farli quando sono entrato a casa tua. Perché non hai detto che ero Nico? Mica mi conosce lei. Come fa a sapere come mi chiamo? Non mi conosce. Bravo, sì. Sicuramente, Schwarzenegger è arrivato. Sì, sì. Bruce Lee e Schwarzenegger non è la stessa persona. Mi sono rincarnato in te. Beverone, sì, le cose che ti prendi. Tu. Testosterone di squalo tigre, ce l'hai nel cervello, ce l'hai. Sei nato così. Col testosterone di squalo tigre. Sì. Non lo so, non voglio controllare. Mi piacciono le donne. Sì. Sì, mi sono comportato bene in quell'affare, sì. Ci ho quasi rimesso le penne per prendere il tuo caro Rivas e per prendere la sua macchina soprattutto. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Qualche rischio? Sì, come no. Se lo dici tu, allora ci crede. Ok, I'll just go take care of it then. Ok, sì, continua. Bye. Ciao, ma vieni con me, perché stai con questo demente? Vieni con me. Allora, vai a Yorktown Avenue. Eve la è abbreviato. È Avenue abbreviato. E andiamo, ragazzi. Dobbiamo andare a Yorktown Avenue a prendere la macchina di il nostro caro Lyle Rivas, quello che abbiamo ucciso prima. Adesso non solo l'abbiamo ucciso, il nostro caro amico pompato Schwarzenegger Bruce Lee vuole pure la sua macchina. Non è contento, vuole pure la sua macchina. Prendi pure casa sua, sua moglie, non so sempre se ce l'ha la moglie. Era un pochino scimmiesco quell'uomo, perché come è uscito dalla finestra mi sembrava un po' strano. Era un mezzo cavernicolo. E vabbè ragazzi, andiamo. Ragazzi, andiamo. Questo quinto episodio mi sta piacendo particolarmente. Mi piacciono tutti, anche il primo mi è piaciuto. Tutti mi piacciono. Siamo arrivati? Già fatto. Siamo arrivati. Qua c'è la macchina di Rivas. Raggiungiamo l'auto. Eccola. Ho raggiunto l'auto. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sono questi? Che vuoi? Oh! Che vogliono questi? Gli amici di Rivas, ancora ma cosa sono salito in macchina? Ma... Oh! Aia! Oh! Ah, non rompete le scatole. Ma... E le cose che voglio me le prendo. Porta la macchina al garage di Bruce. Ok, c'è problema. Portiamo la macchina al garage di Bruce. Senza problemi. Chi sono questi? Ancora? Insistono. C'era un'altra macchina, perché quei due li ho freddati. No. Sono resuscitati. Di nuovo due macchine. Boh. Sono immortali, hanno fatto finta di morire forse. Erano due macchine, sono di nuovo due. Una mi hanno liberato di una macchina. E invece no. Continuano a spararmi. Evidentemente spara a salve, Nico Bellic. Ok, stanno bucando tutta la macchina, però non ce ne frega niente. Aia, non ce ne frega niente. Tra l'altro abbiamo anche il giubbotto antiproiettile ancora che ci ha dato Dimitri. Quindi andiamo. Oh, ma dovete andare? Siamo protetti ancora di più. Quindi, questa è la macchina di Rivas, gliela riportiamo. Oh, polizia, aiuto, mi stanno inseguendo. Polizia! Mi sparano! Polizia! Sparategli! Aiutatemi! Non mi aiutano! Oh!
Mamma mia. No, se mi lasciano in pace. Ok, siamo arrivati fortunatamente. Vabbè, va. Scassata tutta. Vabbè, se la vede il meccanico qua, pensa ad aggiustarla. Un bel buco e c'è sulla portiera. Sì, perfetta. Come la sua faccia. Prego. Buon lavoro. Oh, mi si è chiusa la serranda di sopra. Ok, missione compiuta. Alla faccia, $3,500 mi ha dato. E bravo Bruce. Yeah, questo cammina sulla strada, quanto è bassa sta macchina. La Voodoo c'era anche a GTA San Andreas, tra l'altro. Me la prendo. Infatti. Sì, come no. Sì, come no. Io mi chiamo Frapappina. Sì, sì. Ok. Sì. Sì, la prossima volta ci vai tu, bro. Certo, non c'è andato che si scanta. Allora, chiamiamo qualcuno. Che ne so, chiamiamo Michelle. Facciamo con Michelle. Vediamo se risponde, Michelle. Sono è l'una di notte, hey, dovrebbe esserci. Nico Bell. Sì. Come sta dormendo? Di già. Sorry, Michelle. Dai, è l'una di notte, non è così tardi. Vabbè, chiamiamo qualcun altro. Faustin è morto, proviamo a chiamarlo, magari è riuscita. Vediamo che succede se lo chiamo. Hello, this is Michael Faustin. Sì, peccato che sei morto, quindi non si può fare. Sei morto, questo è il messaggio che ti lascio. E chi chiamiamo? Little Jacob? Non so rispondere Little Jacob. Chiama, ovviamente per... che cavolo! Oh, è addormentata alle 7 di sera come i nonni. Dai. Chi dobbiamo chiamare? No, Roman non lo voglio chiamare. Chi chiamiamo? Dimitri. Ciao Dimitri. Io se rispondo, sto finendo la rubrica. Aia. Oh. Dimitri, you got my money? I have it! Meet me at the warehouse on Mahanet in downtown Broker. Come along. Vengo da solo. Hai i miei soldi. Dobbiamo andare, non c'è il coso sul radar. Russian, la missione. Dove devo andare? Tutto Giacomo. Ah, ora. Sì. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Sì. Quindi? I'm not afraid of him. A warehouse on Lohane. Ok, ci offre la copertura il nostro caro. Sta polizia sempre col caffè. Solo si diventano poliziotti solo quando ci sono io. Quando cercano di arrestarmi in 20 ogni volta. Per cretinate, tra l'altro. Allora, c'è un pochino. La cosa mi puzza perché mi ha detto: vieni da solo. Vieni da solo. C'è qualcosa che mi puzza. Poi mi ha chiamato Little Jacob, perché io l'avevo chiamato 20 secondi prima. E lui mi ha richiamato. Ma dov'è sto posto? Scusa un attimo. Ah, di qua dobbiamo andare. Ok. Dobbiamo andare giù. Che era qua il posto, tra l'altro. Davanti a casa di Brucey. Mi è già arrivato. Flash. Occhi aperti. Non li chiudo mai, insomma. Tutto cannato. Come che non stai fumando? C'è qualcuno? Ho sbagliato indirizzo. Ah, eccolo. Dottor House. Dei poveri. Sì, e dammi. Sì. Ho capito. Grazie, però dammi i soldi. Sì. And I just wanted to check something with you. Sì. Sentiamo. Ok. Parliamo, che vuoi? Stringi, che ho fretta. You are Nico Bellic, correct? Sì. What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. Qui a casa nostra, in Italia. But you messed up. And left a lot of bad debt. E allora? Left a good friend of mine, out of pocket. Tuo amico.
Chi è questo tuo amico? Hello, Nico. Oh. Mr. Bulgarin. No, Bulgarin ha già trovato. Where is our money? I don't know. Io non ne so niente. Chi è quello là dietro? Chi è quest'altro? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Ecco, non sono stato io. My heart was bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Brio. Aia. Che vuole questo? Col coltello. Fermi tutti. E la Little Jacob. E poi è arrivato Little Jacob. Siamo tranquilli, eh. Qua c'è un po' di gente che... Fuori uno. Tua sorella è dead. Tu sei morto pure. Chi c'è poi? Fatevi vedere. Forza. Quindi Dimitri è amico di cosa? Shit, Dimitri e Bulgarin are leaving. Can you hold this man while I go after? Just ease him on the fist, man. You'll get a skill, man. All right. Scroio. Stanno ammazzoliando. Ok. Vi state divertendo? Da colpirla mi sono salvato. Sei morto pure. Sei morto pure. Tutti morti. Siete scarsi, ragazzi. Chi? Quelle scimmie lassù, chi? Non c'è nessuno. Dove siete? Fa male? Ha detto praticamente. Ok, stanno scappando i due deficienti. Guarda come corrono, con due conigli. Andiamo via da qui, c'è la polizia. Babilonia, c'è Babilonia. Sarebbe la polizia. Vedi come no. Chi è che spara? Ma dove è quello? Morto. Dov'era anzi? Andiamocene. Fermi. Chi è che spara? Abbiamo lasciato uno dietro forse. Sai! Andiamocene, andiamocene! Via! Via, via, andiamo, sali! Sali in macchina! Perché non sale? Oh, due ore per salire. Everything crashed back here. All right, all over, please. Lose them. I'm trying to fucking lose them. Andatene, lasciateci in pace. I don't fucking know. I can't think about it now. I need to shake these fucking pigs. Signorina, prostitutina. Pensaci tu. Allora, se Bulgarin e Dimitri sono andati a gambe. Dopo li abbiamo ucciso tutto l'esercito. Voleva ucciderci. Ricordate, Bulgarin è quello Bulgarin, insomma, Bulgarin la pronuncia dovrebbe essere quello di cui ha parlato Nico a Roman, gli ha detto c'era uno che vuole uccidermi, vuole soldi da me, e ci ha trovato, perché è amico di Dimitri. Guarda caso, si conoscono tutti sti russi, guarda caso, sono amici, ci hanno trovato, quindi Dimitri ce l'ha messa in quel posto, ha detto papale, ci ha detto, ci ha costretto a uccidere Faustin per levarlo di mezzo, e si è alleato con questo Kenny Petrovic, non sappiamo ancora che faccia, perché l'abbiamo ucciso il figlio lì, ma non sappiamo che faccia, nel frattempo è amico anche di Bulgarin, quindi sono cavoli, siamo da soli contro tutti questi qua, e siamo a Liberty City da quanto? Questa è la quinta puntata, da 5 giorni, e già, ci hanno cercato di ucciderci più volte, adesso abbiamo 3 stelle, dobbiamo liberarci della Babilonia, come la chiama cosa. Il problema è
liberarsi dalla polizia, perché l'area di ricerca diventa sempre più grande a seconda di quante stelle avete. Il cerchio famoso che lampeggia rosso e blu diventa sempre più grande. Forse non mi vedono qua, vediamo. Sono in mezzo, sono proprio in mezzo, forse non mi vedono. Ora non sono ricercato, sono di fronte a me ma non mi vedono. Vediamo se siamo fortunati, quelli non arrivano in tempo e smette di lampeggiare, forse siamo salvi. Mi, per un pelo. Ce l'ho di fronte, però non mi hanno visto più, sono diventato invisibile tutto in una volta. Hai visto? Ce l'avevo di fronte. Eccolo lì! Ah no, niente, non possiamo più prenderlo, è finito il tempo. Non possiamo più arrestarlo, mannaggia, ce l'avevamo quasi fatta. Non l'ho pensato. Bella, me la scrivi questa? Bam! Colpo mi è venuto. Fucking Dimitri! Made me kill Faust and then he sell me down the river. Just sì. Call Nico, the boy is a general, you know see. He's gonna make his own downfall. That had a monkey climb the more expose him bad to one, you see it? I will bring bella questa, me la scrivi anche myself. Questa. Sei un filosofo. Ammazzeremo Dimitri con le nostre mani. Va bene, nel frattempo accompagniamo nostro caro amico Little Jacob Bob. Lo accompagniamo, non so dove. Casa sua, no, questa qua non è casa sua, non abita lui qua, forse vuole al bar, forse devo accompagnarlo al bar. Scusa, aia, no, non dovevo passare di qua, non dovevo passare di qua. Niente, stai calmo, stai tranquillo. Aia, ma che cavolo, mi stanno uccidendo. No, calmo, non uccidere, basta, che sta violenza, ma sono investito. C'è bisogno di essere così, dai, così violenti. Ma che mi ha sparato? Mi ha investito, basta, mamma mia. Cerca addirittura di ucciderlo. Ci protegge il nostro caro Babilonia qua, Rastaman. Vai che dobbiamo fare tutto il giro adesso. Fare tutto il giro, allora facciamo tutto il giro. In realtà di là, però, siccome io sono un vandalo e un fancazzista, vado contro mano e esco di qua. Questa dovrebbe essere l'entrata in autostrada, per me è l'uscita perché la prendo contro mano. Però voi non lo fate, ragazzi. Non prendete le strade contro mano, non si fa. Allora, eccoci qua, accompagniamo. A casa lo dobbiamo accompagnare, giusto? È che da quella posizione sembrava che fosse più lontano, fosse un altro posto. Invece è proprio a casa sua. Abbiamo dovuto attraversare tutta la città per accompagnarlo a casa. Accompagniamo a casa Little Jacob. Ah no, al bar, no, a casa, questa è casa sua. Il bar è qua, va a piedi al bar. Niente, stai calmo, non è successo niente. Spaventi troppo facilmente. Eccoci qua, siamo arrivati. Qua è il problema adesso. Dobbiamo... ora quelli ci vogliono ammazzare. È un problema, sanno dove abitiamo. Insomma, quella tovaglia. Finalmente ci liberiamo di quella casa, perché ce la dobbiamo andare, presumo. Quindi... perché me Roma ha informato la situazione, chiamiamolo. Sarà contento. Sicuramente sarà contento. Già l'altra volta urlava come un pazzo. Sì, perché Whisper? Perché Whisper? Un'altra volta, tra l'altro, Whisper, come l'altra volta, mi whisperava. L'altra volta pure whisperava. Aspetta che mi sono incastrato. Come sempre, io mi incastro sempre. Tutti i modi più strani del mondo. Non si parla al telefono. Si usano gli auricolari, non toccare il telefono all'orecchio che manda onde elettromagnetiche al cervello. Signora, eh. Allora. Andiamo. Allora, dobbiamo andare. Dovevamo chiamarlo per informarlo sulla situazione. E non mi ha dato neanche il tempo di parlare, no, ma mi ha detto vieni presto. Sempre che sussurra. Un'altra volta. Sì, scendiamo così su due ruote. Andiamo da Roman così. Grazie. Molto gentile. Molto grato. Ma dove caspita sei infilato? Poi ogni volta devo attraversare la città. È qui. Qua dove abbiamo portato il coso. Il camion dei televisori. Qui è. Ah, c'è il suo taxi. C'è il taxi di Roman. E dov'è? Dov'è lui? Dov'è? C'è il taxi, dov'è lui? Roman! Roman, where are you? Dov'è? Oh! Nel cofano!
Che ci fa nel cofano? Che fa qua dentro? I got scared. People started calling the house and hanging up. Vabbè, sono i call center, pure a me succede. Dmitry was not a man of his word. Sì. So we're dead. More or less. Più o meno. Everything was fine before you. Sì, sì, sempre la solita tiritera. Thanks a lot. It's Veni. It's Veni. Nibit. Nibit. Done is done. Yes. Quello che fate è fatto. There's a bigger problem. C'è un problema più grande. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Bulgarin. Yes. The guy in Europe. No. È qui. Yeah, he's here. È proprio qui. Great. Ed è amico di Dmitry. Sorry. I've ruined your life. Sì, casomai stava andando a gonfie vele la sua vita. I will kill every one of them. No, that's exactly what you will do. We don't have time for revenge. We can't afford. E dove andiamo? What can we afford? We can lay low. Sì, volare bassi, più bassi di così, siamo raso terra. Guarda dove vivo per colpa tua, in una topaia. Ma possiamo volare bassi, che cosa mai stiamo volando a 7000 metri di altezza? Gesù. Devo andare pure all'altra parte. Recati all'appartamento di Roman. Quindi alla topaia dove abitiamo. Abitiamo, insomma. Scusa. Listen, me and Nico are in a bit of trouble. Need to get out of Broker a few days. Sì. Però gli dice che any of your cousins have a place we can use out in Bohem? Certo. You're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll subito, fra di un secondo. L'agente immobiliare deve fare meglio. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Stanotte ha fatto un sogno. Last night I had a dream. Sentiamo. Really? Yes. You and I had a place of our own. Sì. A place where people come to eat and relax. Si chiama ristorante in nella mia lingua. Un ristorante. Ah, finalmente ci è arrivato. It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream you've met the right woman. Sì. She's beautiful. Sì, vabbè, ti sei bevuto troppo. Oh, che succede? È andato a fuoco tutto. È andato tutto a fuoco. È andato tutto a fuoco. Oh, le mie macchine sono scomparse. Mi è scomparsa la macchina. Mannaggia la miseria. Prendiamo l'altra. Poi qua non posso recuperare più la macchina perché abbiamo perso la casa, quindi non mi conta più il parcheggio. Prendiamo la mia macchina, va. I know you were. E sali, demente. Posso di parlare sempre. Sali. Mamma mia che sei. Andiamocene. Ho perso l'hammer, è scomparso, però questa l'ho salvata. Andiamo. Ci hanno bruciato la casa. A me non dispiace, mi faceva schifo. Anzi, a me non abbiamo fatto pure pulizia, tutti i batteri sono morti col fuoco. Ancora, pure questo. No. Cosa dei taxi? Pure questo a fuoco. Ma niente è rimasto. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Boaz. Ma porca miseria, ci hanno bruciato pure cosa dei taxi. For all the good you've done me. Porca miseria, pure cosa dei taxi. Cioè, vabbè, anche questo non me ne frega niente perché due taxi facevano pietà. Erano delle carriole come macchine. E la minestra pronta. Vabbè, ora io devo dormire. La tutto paio piena di platte. I said I was sorry. Since you got here, I've had my computer. E l'ho sfasciato il computer. L'ho picchiato, rapito. My apartment got burned down and so did my business. Things have been going so great. Just great since you showed up. You remember that time when we went to the bar back home and found it blazing around? Sì, te lo ricordi? Just a pile of rubble. Everything smashed. Except for that one. Era una bottiglia di vodka. E allora? Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, I don't want to talk about back home. We're here in America. Infatti. And I should be thinking about my life here. Ah, stavo cercando di stoglierlo dalla situazione. Guida, non dire altro. E piange, vabbè. Che succede? Sta piangendo. No, what do you mean?
Non paghiamo il casello, come al solito. Non ci passo. Non deve attirare l'attenzione. Ma io non voglio pagare il pedaggio, voglio passare di qua. Ah, voglio passare senza pagare il pedaggio. Non riesco. Ci riproviamo. Niente, non ci riesco perché la macchina è troppo bassa. Si è piattina, guarda, da punta è diventata. A me ne paghiamo il pedaggio. Vai, paghiamo sto pedaggio. Oh, quello è passato senza pagare. Oh, è passato senza pagare questo. La macchina uguale alla mia. Ma guarda, sono è passato senza pagare, non gli avete fatto niente. A me mi arrestate. Allora, visto che avremo un'altra casa, ho pensato. Avremmo un altro parcheggio privato, dove nessuno ci parcheggi, si presume. Quindi... Aspetta, quella è rossa. Mi prendo questa, tanto è la stessa macchina. Questa la lasciamo nella spazzatura. Mi prendo questa perché è rossa. Scendi, che questa è rossa. Io voglio quella rossa. Questa è la Ferrari. A me il rosso è il mio colore preferito. Prenditi la mia, quella blu. Anzi, se rimane qua mi prendo pure quella blu. Ah no, è pieno, guarda, è pieno di macchine uguali alle mie. Pieno, pieno, tutte, guarda. È pieno di macchine, solo le mie ci sono. Sì, tutto paglia di quello di prima. Vediamo cosa c'è qua dentro. Tutto paglia di quello di prima. Vediamo un po'. No, un po' meno topaia. Il divano è sempre lo stesso, il letto. È un po' meno topaia di quello di prima. Leggermente meno, eh. Non è che, chissà, il Grand Hotel. Not so bad. Come no? I don't think we'll be impressing women with our wonderful hearts. Cioè, manco prima però. Yes. Great. Evviva. What's wrong? What's wrong? What's wrong? Tutto non va. All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now you know everything is shit and you're going to be killed. And you're all cheerful. Ecco. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. Un idiota. I was born the broker anyway. Sì, I'm glad infatti. You turned up and made some Russian killers burn down my sì, tanto io volevo lasciare i taxi. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? Much. Sì. Much. Chi è? Thank God you're okay. E a me niente, baci. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico. Sì, I know a bunch of che dobbiamo fare una cosa a tre che sei qua, ho capito. Why don't you come and meet me in the community center later on? I gotta go to work. Quale comunità? Bye, papi, mamma, a me non mi bacia. You smell a little, mature? Mature? Cipolla. Puzza di cipolla. E anche la gobba, tra l'altro. Puzza di cipolla e anche la gobba. I guess we start again. Sì, I guess. Sure. I'm going out. Io esco. Tanto, qua che cambia. È stato un piacere. Mannaggia. Tanto ho parcheggiato la macchina, però. Toccare il fondo. Infatti, abbiamo sbloccato un nuovo achievement. Era pieno di macchine uguali alla mia, sono scomparse. Ah, no, quello è rimasto. Però non me la metto qua, con due macchine uguali mi secco. C'ho quella rossa e mi tengo quella rossa. Ok ragazzi, ci fermiamo qui, non so perché Nico è uscito, perché noi ci siamo fermati. Ci fermiamo qui ragazzi con questo video. Chi è? Aspetta, mi stanno messaggiando. Sentito Roman, vieni presto, abbiamo bisogno di dei tre peggiori figli di P di tutta la Liberty City nella stessa stanza insieme a spaccare. Non sto scherzando, no, io sì invece. Allora ragazzi, siamo arrivati, ci salutiamo per questo quinto episodio. È stato un piacere, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un commento, un like, tutto quello che volete, seguiteci, seguitemi, seguite anche Dave, vi lascio il link del suo canale, ve lo lascio direttamente lì nella descrizione del video. Ok ragazzi, ci vediamo alla prossima, un saluto dal vostro Ivan Marshall, ciao!